Dopo la banda di Tamburello e l'assassinio dell'ingegnere Adone, che sono i primi due romanzi che ho pubblicato con la casa editrice Solferino, è arrivato Molière col morto, che è un romanzo soprattutto incentrato sul mondo del teatro. Allora, è il 1979. Una grande compagnia di giro sta per debuttare con Il Misantropo di Molière. A 2 giorni dal debutto, nel Gran Teatro La Fenice di Venezia, la giovane protagonista, femminile, che interpreta il ruolo di Célimène, viene strangolata in camerino. Il commissario Passalacqua, che commissario che si è occupato anche degli altri due casi, sia dalla banda di Tamburello che dell'assassino dell'ingegnere Adone, arriva al teatro con il motoscafo all'ingresso canale della Fenice e ha tutti i possibili colpevoli chiusi dentro il teatro. Questo apparentemente è un grande vantaggio, ma avere a che fare con dei teatranti che sono abituati a fingere, anzi sono pagati per questo, è una difficoltà inaspettata per il commissario. E quindi sia lui che il nostro pubblico, i nostri lettori, dovranno esercitarsi a cercare di capire chi sta dicendo la verità o chi sta recitando la sua parte in commedia. Il mondo del teatro è protagonista insieme a questa storia gialla e così il teatro La Fenice proprio fisicamente perché è la Fenice prima dell'incendio che viene raccontata e poi c'è Venezia che diventa protagonista per la sua forza evocativa di tutto, da Henry James, Thomas Mann, Visconti, chi più ne ha più ne metta. Molière col morto.